Un viaggio immaginario per rivivere ricordi ed emozioni a bordo di un pullman guidato da un autista educatore. Alla Fondazione Giovanni Carlo Rota di Almeno San Salvatore sono gli ospiti del nucleo Alzheimer a intraprendere un viaggio, a metà tra il reale e il virtuale, che da Sant'Omobono Terme li porta alla stazione Autolinee di Bergamo. Sono veramente contenta di questa iniziativa che siamo riusciti a realizzare in Fondazione Rota. La fondazione è sempre aperta alle esigenze dei nostri ospiti, in questo caso con appunto la terapia del viaggio come terapia non farmacologica. Devo dire ancora un grande grazie alla società Arriva, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile, ma questa è la riprova che insieme tanto si può A fare. fornire sedili, postazioni di guida, timbratrice di biglietti, cappelliere e persino cartelli di fermata ci ha pensato la società Arriva Italia, uno dei principali operatori di trasporto pubblico locale, che ha ricreato con la Fondazione Rota una stanza dedicata alla terapia del viaggio, una terapia non farmacologica adottata per favorire il benessere e migliorare la qualità di vita dei malati affetti da vari tipi di demenza. Siamo molto contenti come gruppo Arriva di aver potuto contribuire alla realizzazione di questa bellissima iniziativa che ha appunto realizzato la terapia del viaggio, quindi siamo molto felici di aver potuto prendere parte a questo bellissimo progetto e ci auguriamo di poter anche proseguire queste iniziative, questo sostegno al territorio a cui teniamo molto. Se ti va e vuoi fare il viaggio con me oggi, tornando a Sant'Omobono. Dai. Vieni, seguimi. Buongiorno Gianfrancesco. Buongiorno. Prego. Ecco, perfetto, tolga pure, si accomodi. Buongiorno. Buongiorno. Siamo pronti? Pronti? Partiamo? Sì. Pronti? E via. Eccoci, siamo in moto. La terapia del viaggio è un viaggio, si sta viaggiando, si fa l'esperienza del viaggiare, non è finzione, si viaggia realmente e viaggiando si vive. La terapia del viaggio sarà condotta da un educatore della fondazione che vestirà realmente la divisa dell'autista e che si metterà al posto guida dell'autobus. Così un semplice viaggio in pullman diventa una vera e propria occasione di benessere, per ritrovare la strada di casa, la serenità, la tranquillità, un'evasione dalla malattia che scorre via come il paesaggio fuori dal finestrino. Buonasera, sono Stefano Preda, sono il direttore generale della Fondazione Casa Serena di Brembate Sopra. Mi ha fatto piacere essere invitato questa sera all'inaugurazione di questa bellissima iniziativa e devo dire che sicuramente prenderò spunto perché è stata davvero bellissima, uscita benissimo e tutti gli operatori ho visto che erano soddisfattissimi del risultato ottenuto, per cui complimenti alla Fondazione Rota. Porto i saluti anche del dottor Giupponi Massimo, che è direttore della TS. Sono contenta che mi abbia mandato a vedere questa esperienza. Sono davvero stata molto emozionata. Mi sono emozionata molto a vedere tutto quello che la Fondazione ha fatto insieme appunto ai partner con cui ha realizzato questa iniziativa. Mi pare di capire che appunto c'è dentro tanta passione, tanta storia, tanto amore per questi ammalati. Mentre si vedeva il video, io mi ero particolarmente commossa pensando non solo ai pazienti con l'Alzheimer, ma anche a tutti gli operatori che li curano e in particolare ai familiari, perché l'Alzheimer è una malattia pesante per la quale i parenti tante volte soffrono, non tanto dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista psicologico, perché quando tuo papà e tua mamma non ti riconoscono, diventa difficile poi
tenere la relazione e star sereni. Buonasera a tutti, ringrazio la presidente della fondazione e tutti i suoi collaboratori per questa opportunità che mi ha dato a partecipare a questa serata. Doveva essere presente il mio sindaco Michele Sarchielli, che purtroppo per un improvviso impegno non ha potuto, e per questo lo ringrazio, perché sono venuta io al suo posto e devo dire ho visto un progetto veramente molto interessante. E diciamo, anche se il progetto è un'iniziativa per gli ospiti e gli ammalati di Alzheimer alla fondazione, però nasce sul nostro territorio e involontariamente ne facciamo un pezzettino anche nostro, visto che è su di Almeno San Salvatore. Io ringrazio per questa opportunità che ci hanno dato, perché sinceramente è veramente una grossa opportunità per tutti. Grazie mille e speriamo di vederne altre in futuro. Auguro un buon lavoro a tutti e una buona serata. Il viaggio è una metafora della vita, o se vogliamo è la vita stessa, e grazie a questa esperienza anche persone che ahimè non potrebbero più viaggiare fisicamente, compiere una distanza, spostarsi da luogo a luogo, eppure pur rimanendo fermi all'interno di quella stanza, grazie a questa terapia del viaggio e alle intuizioni di chi l'ha pensata e creata, ecco che questo viaggio è ancora possibile anche nella fragilità, anche nella demenza.